nel settimo anno. È qui presente, oltre che l'autore, alla sua sinistra Silvia Rosa, che è scrittrice di prosa, le commenta con queste precise parole: ma allora è vero e assoluto amore che non può essere che dell'uomo? Mi senti dire che la lirica o la poesia d'amore è ormai un po' banale e sorpassata, spesso c'è quasi da parte di un certo mondo poetico una sorta di, chiamiamola proprio, puzza sotto il naso per chi scrive poesia. Per scrivere davvero poesia, che non sia quindi banale, occorre essere davvero degli ottimi poeti. Ed è qui che si vede la bravura di Carlo Buonanotte, sì, che chiedono costantemente di essere riconosciute. Il poeta che scrive chiede un riconoscimento, prima di qualunque altra cosa, prima del desiderio amoroso, sessuale, quello che sia. Questo è un desiderio di riconoscere che ha superato ogni limite. Un limite spaziale o temporale? Un qualche limite convenzionale? Non ti ho mai fatto nulla che non fosse amoroso e gentile, e sono sempre rimasto in dolorosa distanza senza invaderti spazi di vita, e tu dici che ho superato ogni limite, e io non capisco. Ed è anche per questo che ci dovremmo parlare, per capire le nostre parole. Quindi io ho firmato la prefazione di questo libro, e lo dico chiaramente, perché appoggio l'azione di Carlo, sinceramente lo dico, di scrivere, di continuare a scrivere poesie per questa donna nonostante il suo rifiuto e il suo fastidio, perché giustamente scrivere poesie in qualche modo è una forma di congedo, perché in fondo questo libro è il primo libro dedicato interamente a lei, a questa donna, ma ci sono poesie per lei almeno 4 o 5 libri in cui sparpagliate. E qui vuole essere anche una sorta di congedo, no? Quindi magari dicendo che è stata contenta, dice forse è la volta che la smette. E quindi ho scelto apposta per questo di mettere nella parte di copertina dei versi che non so, probabilmente non sono i migliori e più rappresentativi, ma sono un po', fanno parte dell'ultima poesia che si intitola Congedo, ed è quasi un lascito, ecco, diciamo così. E magari leggo questa parte di copertina un attimo, poi vado avanti. Ti lascio questo libretto di versi e 100 altre poesie sparpagliate in altri libri. Ti lascio ore, giorni, mesi, anni di pensiero innamorato che tu, per fortuna, tiranno e dirai, non hai percepito. Ti lascio il mio entusiasmo nel desiderarti. Rifarei tutto, non sono pentito. Però almeno cantare. Pagina 51. Almeno cantare il mio amore per te. È un diritto che mi prendo, non vale mezzo bacio, lo so, ma è un diritto che mi prendo. Questo è un secolo duro. Dante, in questo secolo nostro, non sarebbe riuscito a scrivere la sua commedia. Donne sagge, femministe, politicamente corrette, pensose, lo avrebbero fatto impazzire. Beatrice è una normale ragazza qualsiasi. Beatrice è una donna che vive la sua vita, lasciala stare, non inseguirla più. Ma non è la Beatrice che hai in mente tu. L'avrebbero fatto impazzire con tutte queste idiozie della ragione, con tutte queste sciocchezze. Ma Dante e io sappiamo qual è la verità. Beatrice è creatura di cielo, e anche tu. Questo, che secondo me è abbastanza... Carlo guarda, pagina 83. Che mi è piaciuto moltissimo. Si intitola Il respiro. Non so se i poeti del 200 scherzassero con tutto quel mancare il respiro all'apparire di Madonna. In generale io non so mai se gli uomini scherzino. Certo, è uno scherzo l'abusato mozzafiato di pubblicitari e giornalisti, ma i poeti del 200 non so se tutta letteratura e la vita è un'altra cosa e se è sempre stato così. Non ho idea, è una cosa che non comprendo. Ti ho vista fra due scaffali in un supermercatino in corso Tortona alle 6 del pomeriggio di oggi, 9 novembre 2015, e ci siamo detti solo ciao, perché altro non vuoi da me. Ho sentito stringersi qualche cosa all'altezza del cuore e per alcuni secondi non sono riuscito a respirare. Poi, con un colpo di tosse, mi sono ripreso. Questa è la descrizione corretta, oggettiva, di quanto è accaduto.
Non so se i poeti del 200 scherzassero, non so se tutta letteratura ha quello che trovi in giro. Tu, a me, il respiro, lo togli davvero. È un dato di fatto ed è anche un problema reale. Penso alla Chiara. Torno talvolta a vedere il prato ove le belle membra posarsi nei volteggi di acqua yoga. Questa è l'ironia. Al di qua delle immagini, le tue spalle, il tuo collo, il tuo viso, un contorno ormai quasi confuso, ma nitida tu al di qua dell'immagine, nello spazio dove rimane precisa la sensazione, lo spazio dove è l'anima a vedere, e l'occhio a nostalgia, desiderio, speranza ancora contro ogni ragione di nutrirsi di te. Andiamo a pagina 59. Rimozione forzata. Quale capo attrezzi può eseguire? E alla presenza di quali vigili urbani? E per quale intralcio, a quale traffico, la rimozione forzata di un amore? La cosa minima, pagina 61. In fondo, la cosa minima che vorrei da te è assistere al tuo esistere, poter scrivere la tua vita come il più amoroso e attento dei biografi. Pagina 68, ti cerco. Sì, ti cerco. Ti cerco per lo stesso motivo per cui Colombo salpò nell'oceano. Mi premeva conoscere la porzione di mondo al di là. La porzione di mondo che a me preme conoscere sei tu. Sei tu, comunque tu sia. Che tu sia America o India o Giappone, lo saprei approdando alle tue coste, esplorandoti. E so che sarebbe una dolce scoperta, sarebbe il mondo nuovo nel quale però ho vissuto da sempre. Pagina 71. Pagina 71, una piantina. Ti ho vista ieri da lontano, da giù, tu, lassù, sul balcone del settimo piano. Curavi con le mani delicate una piantina delicata in un vaso. Eri dolcissima, i capelli, le spalle, le braccia, il gesto. Ti ho amata di un amore tenerissimo, di un amore vero, che nessuno, né tu né altri, potrà capire. L'ho capito io, che per sempre sarà l'unico amore possibile con te, da lontano, perché se mi incontri ti mandi via, e dovrò portare con me fino alla morte il dolore del tuo irrimediabile, inaccettabile, straziato rifiuto. 73, fuori le mura. In certi momenti, in certi giorni, dal ventre al cuore, alla gola mi sale lo sconforto, la disperazione per questa prigione, questo esilio fuori porta, fuori le mura del tuo castello, invisibili mura invalicabili, ma solo per me. Gli altri ti si avvicinano, ti parlano come niente fosse, inconsapevoli del loro privilegio. E l'ultima che volevo selezionare, l'ultima del libro. Questa è bellissima. L'ultima. L'ultima che voglio leggere è l'ultima anche del libro, si intitola Congedo. Sì. È stata scritta recentissimamente, ovviamente l'ho scritta quando ho deciso di fare questo libro, insomma. Sembra una datazione molto precisa, insomma. Nella caffetteria Piccadilli di Corso Valdocco, il 14 aprile del 2016, verso le 9 antimeridiane, all'improvviso ti scrivo un congedo. Ti lascio questo libretto di versi e 100 altre poesie sparpagliate in altri libri. Ti lascio ore, giorni, mesi, anni di pensiero innamorato che tu
per fortuna diranno e dirai, non hai percepito. Ti lascio il mio entusiasmo nel desiderarti, rifarei tutto, non sono pentito. Nella caffetteria Piccadilly di Corso Valdocco, mentre berciano le secche impiegate di cose incomprensibili, di spese, e tu puoi diventare una di loro se vuoi, ne hai facoltà. All'improvviso ti scrivo un congedo. Non è andata fra noi. Questo amore deve restare un amore da lontano. E penso, in questo diafano mattino di moti e di rumori, che non solo tu, ma tutta la vita di vivi ho vissuta, restate per me un amore da lontano. Così gli idioti letterati sosterranno che sei un simbolo, che sei una metafora, un'invenzione funzionale a un discorso, che forse non esiste, idioti, idioti, tu esisti, hai due larghi occhi preziosi, due mammelle delicate, un nome e due cognomi, come è l'uso in Spagna, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio nella stessa mia città. Non sei tu una metafora della vita, e dire la vita che è solo un'astrazione. Di Carlo, quindi sono venuta, ho intercettato un po' per caso, forse perché su Google qualcuno mi dice, non so, la prefazione a quest'ultimo libro scritta da Silvia Rosa, che ho trovato stupenda e nella quale mi sono immediatamente riconosciuta, quindi già nella stessa. Tuttora a volte per presentare me stessa utilizzo, oltre ai miei testi, una tua poesia in quel libro che è L'abbraccio analfabeta. Io quando lessi L'abbraccio analfabeta nel libro Una città, dissi oddio, ma quanti ragazzi per esempio hanno pazzamente amato, senza mai dirlo, senza mai poterlo dire, una donna più anziana? Sì, posso, da quello che voce. Va bene. Perché in fondo Barbie giustamente ha scritto, anche se forse un po' esagerando, che manca anche l'ironia da questo libro, ma io sono contento che l'abbia scritto, perché lui l'aveva colta invece nei primi libri. Non è che manchi del tutto l'ironia, però manca un certo tipo di ironia, che forse è un'ironia un po' sdrucciola, un po' bassa, un po' di moda oggi, che più che un'ironia è un sarcasmo, un cinismo, per cui fondamentalmente l'amore non è cambiato, deve essere subito buttato via, insomma, no? E quell'ironia manca, quell'ironia manca sicuramente, perché l'ironia è quella. Mi sorprende anche proprio dal punto di vista di queste poesie piccole, brevi, che mi prendono molto. Quindi ringrazio. Così, gli idioti letterati sosterranno che sei un simbolo, che sei una metafora, un'invenzione funzionale a un discorso che forse non esiste. Idioti, idioti! Alcuni anche quasi accusato di fare della poesia semplice, insomma, della poesia comprensibile. Infatti adesso io il tizio di scadere del personale ce lo sento, una cosa molto imprudente che ha fatto Eva quando ci conosciamo è dire io di poesia non capisco granché, però le tue le capisco e mi piacciono, non resta niente. Ma se è vero che chiamare non è possedere, tu però possiedi qualcosa che ami davvero e che è la parola. E durante questo il tempo che ci ha unito, 40 anni che qua di conoscenza, ci hai fatto sempre di più amare. E questi, andiamo anche a umidificarci l'uvola, perché tra un po' ci buttano fuori. Grazie a Silvia Rosa, grazie a tutti voi, grazie di farvi questo onore.